Alors, on a essayé vraiment de se nourrir avec les archives qui existent. Il y a beaucoup d'archives de cette époque. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di alimentarci veramente degli archivi che esistono, e ce ne sono tantissimi dell'epoca. S'inspirer des archives, c'est le premier point. Quindi ispirazione agli archivi, prima di tutto. Et après, d'essayer de filmer tout ça comme si il n'y avait pas de limite financière. Je vais m'expliquer. E poi cercare di filmare tutto ciò come se non ci fossero dei limiti, fossero stati dei limiti finanziari, e sono più chiaro. En quelque sorte, on n'avait que deux rues, par exemple, où on pouvait tourner. C'erano due strade, per esempio, dove c'era permesso girare. Eh bien, on n'a pas hésité à la faire traverser la grande place Saint-Sulpice, qui est avant ces deux rues. E abbiamo esitato a farle attraversare la piazza Saint-Sulpice, che si trova vicino a queste strade. Et de tourner autour d'elle si on en avait envie. E anche di girare intorno alla piazza Saint-Sulpice, se a nostra volontà. Comme si on l'aurait fait pour un film contemporain. Come avremmo potuto fare per un film non storico, per un film contemporaneo. Et après, grâce à mes focales longues, je tourne avec des focales très longues. E poi grazie a delle focali molto molto lunghe. Qui rendent souvent les arrière-plans flous. Che rendono un po' flou, diciamo, gli sfondi. Et grâce aussi, évidemment, aux effets spéciaux numériques. E anche grazie agli effetti speciali del digitale. Alors, et au montage. E il montaggio, chiaramente. On a rendu un Paris le plus vivant possible. En dépensant pas tout siamo stati in grado di ricostruire una Parigi molto vivace, la più vivace possibile, senza spendere molti soldi. Dunque, se ho capito bene, avete girato davvero, non ci sono ricostruzioni in studio? Quasiment. Sì, quasi. Quasiment. Quelques aménagements, parce qu'il y a plein de mobilier de l'urbanisme qui sont terribles maintenant. Qualche ritocco qui e là, perché ci sono degli oggetti dell'attuale urbanistica che sono bruttissimi da vedere, quindi abbiamo dovuto ritoccare. Voilà, e allora, souvent on met un vélo devant, e des fois on va mettre que des vélos, alors. Spesso si mette davanti una bicicletta, ma alcune volte bisogna solo mettere delle biciclette. Oh, il film ha anche un cast formidabile, perché sono attori straordinari, fanno un lavoro secondo me incredibile. Mélanie Thierry, che conosciamo, è un'attrice molto nota in Francia, meno in Italia, insomma, è un'attrice di prima grandezza, ormai da una prova magistrale, insomma, in attesa addirittura, non si era mai spinta così in là. Ma anche Benoît Magimel, il collaborazionista, appunto il poliziotto, che intreccia questa storia torbida, è fantastico, ingrassato, irriconoscibile. E poi ci sono anche i personaggi, diciamo, più di contorno, fra cui l'amante di Marguerite Duras e Benjamin Biolay, che è un attore, un cantautore, un attore anche lui notissimo in Francia, e sembra si chiami Grégoire Le Prince Ranguet, meno noto, ma fa un personaggio che non è chiaro per chi non si aspetta al film, ma il capo della cellula di resistenti, che sono giustamente terrorizzati che il doppio gioco dello Duras possa farli scoprire, si chiama François Mitterrand. Quello del futuro presidente della Francia, quindi il film appare con il suo nome da partigiano. Quindi, come dire, aveva in mano delle figure molto ingombranti, ma riesce, cioè non sono mai ostaggio di tutto quello che sarebbe successo dopo. In quel momento sono giovani, si giocano tutto per tutto, non sono ancora diventati, né di classe, né di età. E il film riesce a trasmettere questa sensazione, cosa rarissima, che oggi purtroppo spesso in Cina, per non parlare della televisione, invece giocano su tutto ciò che poi noi sappiamo già di quello che sappiamo. Invece lei riesce a cancellare, a farci vedere questi personaggi come guardare un gioco. Ma c'était notre chance, justement, che i personaggi qu'on filmait n'étaient pas encore ceux que l'on connaît, ni Marguerite Duras, ni François Mitterrand. Era stata, diciamo, la nostra fortuna, no? Questo fatto che i personaggi che facevano parte di questo racconto all'epoca non fossero ancora diventati Duras, Mitterrand. E donc on avait une certaine liberté, mais de toute manière, ça
ça n'a jamais été notre idée de faire un biopic. E quindi questo ci ha dato una certa libertà, ma chiaramente non abbiamo mai pensato, nemmeno per un momento, di fare uno biopic, questo era soltanto. On se disait que si les acteurs étaient authentiques et vrais, alors ils seraient juste dans le personnage qu'ils incarnent. Ils seraient Marguerite Duras et ils seraient Mitterrand. Perché ci dicevamo che se fossero stati autentici e veri, allora sarebbero stati calzanti proprio per quei personaggi che poi sarebbero diventati Duras o Mitterrand.